5 novembre 2038. Il top di gamma per le faccende domestiche. Cucina 10.000 pietanze. Vieni, Zoe, andiamo. Zoe, ah, ho capito, Zoya. E aiuta i ragazzi con lo studio dalle elementari fino all'università. Quello là non è quello che abbiamo, che è appena morto. Tesoro. Quello là dritto. Vabbè, ma è proprio quello che ci servirebbe. Vabbè, infatti loro sono gemelli. Quanto ha detto che costa? Questa gamma l'abbiamo in promozione al prezzo speciale di 7.990. Cioè, sono androidi che vendono anche androidi. Mesi a tasso zero. Due anni di si occupa di tutti i lavori inerenti alla casa. Imbiancatura, idraulica, giardino, riparazioni. Di notte entra in modalità sorveglianza e contatta i servizi d'emergenza in caso di effrazione o presenza di fumo. Mi scusi, quanto costa quello laggiù? L'MP800 costa un po' di più, ma è dotato di altre funzioni. Grazie. Seguitemi, vero? Costa un po' di più e ha altre funzioni. Non mi convince. Eccolo. Rimetterlo in sesto è stato un po' complicato. Era davvero malconcio, non ricordo cosa gli era successo. Un'auto. Incidente stupido. Oh, capisco. Comunque sembra teso adesso qua. È come nuovo, ma abbiamo dovuto resettarlo. Abbiamo cancellato la memoria. Non le spiace? Nessun problema. Bene. Ha un nome? L'ha scelto mia figlia. AX400, il tuo nome. Cara. Mi chiamo Cara. Carina. Cara. Dai, finché c'è questo piccolo pezzettino di introduzione, come ti sembra il gioco? A tuo impatto, cioè, a primo impatto almeno. Realistico. Cioè, bello, sembra. Anche movimenti fluidi delle persone, che siano persone che si muovono per i cavoli loro. Belle. Bello il pugno. Cioè, te lo sta tirando a te. Verso il lavoro per colpa degli androidi. Ah, yes, androidi. Cosa ne pensate voi, gente, degli androidi? Sono un aiuto per la società o una disfatta di Caporetto? Dipende, secondo me. Dipende. Dalle situazioni. Non rubano il lavoro alla gente cristiana che vuole vivere. Se aiutano, basta, sì. Se rubano il lavoro. Ah, non siamo Cara, però. No, sei Caro. Ecco, forse questo androide piacerà lì. Il tempo era diverso lì. Non so. Adesso vedrete una Lisa innamorata. Ma assomiglia a un attore, sto Ma qua. Secondo me sono tutti attori, sai, è quello che ha fatto Grey's Anatomy, mi sa. No, non Grey's Anatomy. Sì, Grey's Anatomy. Sì. Quello carino. Boh, non lo so. È quello carino, sì. Oh, quello grazie. Allora, vediamo. Ah, è vero. Ok. I segreti degli androidi. Ecco come la Cyber Life progetta i suoi androidi per vivere con gli umani. MM RPG in VR raggiunge i miliardi di giocatori. Davvero. Che fico. Anche voglio un giornale così. Già. Questo sembra fai da te, però. Sì. E come serve la... Ecco. Vuoi leggere tu? Sì, i segreti degli androidi. Ecco come la CyberLife progetta i suoi androidi per vivere con gli umani. Progettare androidi che fossero raccolti nella società umana è stata una sfida difficile per la CyberLife. Jason Graff,
direttore del Dipartimento di Umanizzazione della CyberLife, ha svelato alcuni segreti in una recente intervista. I primi androidi erano perfetti, il volto, l'espressione, poi abbiamo capito che per molte persone questa perfezione risultava disturbante. La CyberLife ha quindi umanizzato le proprie macchine affinché fossero più possibile simili a noi in modo da diventare nuovi membri della famiglia. Ultima pagina. Hanno creato androidi di entrambi i sessi e di ogni razza, analizzando migliaia di voci per trovare il tono più accomodante. Battito delle ciglia e respiro sono stati perfezionati insieme ai peli del volto e altri tratti tipici degli umani. Questa simulazione perfetta, ricca di dettagli oggettivamente inutili per le funzionalità di un androide, è il segreto del successo della CyberLife. C'è anche i peli della faccia. Cambiamenti climatici, come l'ambiente sta modificando la società americana. Miami alza la barriera anti. Vabbè. Maglia, ho detto. Un recente sondaggio ha dimostrato come i ricchi stiano abbandonando le città costiere degli Stati Uniti in seguito al costante innalzamento delle acque. I lussuosi quartieri sull'oceano di città come Miami e Los Angeles sono praticamente deserti, mentre gli ex residenti preferiscono avere una casa nell'entroterra o sulle montagne. Questo ha portato all'aumento dei prezzi delle proprietà nelle zone rurali e alla svendita delle abitazioni di lusso in quartieri un tempo ambitissimi. Può apparire come un'opportunità per i meno abbienti di godere di nuovo stile di vita, ma la realtà è decisamente meno allettante. Madonna, quanto bisogna leggere. Le proprietà costiere non sono esposte soltanto a inondazioni, uragani e altri eventi climatici, ma devono lottare contro la fuga dei servizi dal momento che questi seguono i ricchi clienti nelle nuove zone di villeggiatura. Lo specialista di sviluppo urbano Arnold Water lo definisce effetto ciambella, per cui le città Arnold costiere si svuotano a partire dal centro. Parliamo di innalzamento delle acque. Va bene. Bella. Questo censimento è solo l'ultimo esempio di come i cambiamenti climatici affliggano la società americana in modi mai immaginati prima, alterando non solo il volto del pianeta, ma anche il tessuto sociale della nostra nazione. Ok, devo andare di là. Vai da Bellini. E se invece andiamo al parco? Sì. Andiamo al parco. Sì. Quasi mi vengono addosso queste. Bellini pensa non è da questa parte. Ah, non si può. Ehi, acqua. Hai corso per 12 miglia, ne mancano 5 al tuo obiettivo. Il naso. Che stronzo. Garbo. Però sembra quasi che gli androidi non siano ben accetti comunque. Aspetta la luce verde. Aspettiamo. Idioti di plastica. Beh, guarda il lato positivo, almeno. Ma scusa, ti sembra uno di fermarti da queste strisce. Rispettano le. I codici della strada, vedi che vanno lenti. Molto lenti. E dai, più in verde o no? Vuole diventare vecchio anche l'android. Ah, ok. Fa cammino però. Non si muoveva. Premere due per usare il GPS. Ok. Oh, dog. Vuoi un dog? Andiamo a prenderci un dog allora. Ma perché non deve. Non serve che mangiano l'androide. Oh. Ciao. Ehi, levati! Spaventi i miei clienti. Sono rimasto male. Non ti pare, magari avevo fame. Sì, un androide. Non so. Ma che mi fai? Perché non devi a mangiare? Aspetta quello. Musica umana. Va bene. Poveri peccatori, la fine è vicina. Il castigo incombe. La tecnologia ci corrompe tutti. La tecnologia anche è il male. Giochiamo a fare Dio creando macchine. Ma noi non siamo Dio! Siamo soltanto polvere! Perché mi guardi così, demonio? Oh.
So chi sei. Vedo dentro di te. Sei il supremo portatore del male. Tu sei l'essere che distruggerà Detroit. Chi? Il ragazzo. Questo. Sì, creiamo androidi uguali a noi. Se non è quello di Grey's Anatomy, è comunque dei dottori. Ed è comunque carino, non ho capito. Questo che ho è quello qua, Belly Pence. Sì, ho visto. Ah, ecco qua. I colori bellini. Non sono brutti. Colori bellini. Va bene. Insomma, la serietà in questo gameplay non sono. Non è concepito. Cornetti, ho detto cornetti. Identificazione completata. Ecco il suo ordine numero 847. Sono $63.99. Confermare il pagamento. No. Anche lui si può notare. Confermo pagamento. Transazione completata. Hanno un dialogo entusiasmante tra androidi, Cioè, hanno persino rubato sti lavori del cacchio. Cioè, va bene. Ok. Usare uno per cambiare visuale. Qualcuno ha sonno qua, Cosa devo fare qua? 5 metri, prendi l'autobus verso casa. Ascolta me che avevo capito. Ma vai lì però. L'autobus. Sto andando. Ma c'è? Ma non c'era la stazione di Torino. Quando lo vogliamo? Che cosa? Possono guardare questo. Dove vai, omino di Lazza? Si fa sul set. Ehi gente, abbiamo una di quelle lattine. Guardatelo lo stronzo. Ci rubi il lavoro, ma col cazzo che sai alzarti. Io non capisco. Ok. Ma alla fine non è colpa degli androidi, cioè è l'umano che l'ha creato. Lasciatelo. Diamo una lezione a questo bastardo. Se lo danneggiate dovrò sanzionarvi. E se rubano il tuo di lavoro? Vediamo se ti piacerà. Ok. Via, circolare. Insomma, abbiamo capito che gli androidi non sono ben accetti, anzi, vengono molto disprezzati. Tipo razzisti. Robotisti. Robotisti. Va robisti. Bene. Robisti. Androidisti. E poi? Capitolo? Ok, vediamo le cose che abbiamo saltato, cosa abbiamo cambiato, cosa potevamo fare. No, abbiamo fatto quasi tutto. Manca una cosa lì. Vediamo le statistiche globali. Ah, solo il 27% ha guardato il venditore di hot dog. 63. E dopo cosa c'era? Il deambulante, guardi il predicatore ammonisce Marcus, i contestatori aggrediscono Marcus,
Marcus prende l'autobus. Niente, solo una ne l'abbiamo saltata. Ma cos'era? Non lo so. No, non puoi saperlo. Dovresti rigiocarlo e cercarlo tu. Va bene, abbiamo finito anche il secondo capitolo. Il secondo episodio, capitolo, non so come chiamarli. Cosa ne pensi di questo episodio? Che è corto. È bello, è un po' corto, ma è carino. Cioè, nel senso, no, è bello. Ok, questo abbiamo capito. Sì, io ho capito che l'androide che abbiamo, che avevamo in custodia, era carino. Va bene, questo abbiamo capito. E poi ho capito anche che quello nero sembrava un attore. Sì, ma cosa ne pensi della storia? Ho capito che non hanno... Esatto, che non gli piacciono gli androidi alla gente. Cioè la gente li odia perché gli ruba il lavoro a quanto pare. Vengono molto molto disprezzati. Sì. Anche se alla fine non è colpa loro. Non è che possono dare la colpa agli androidi. Se ci sono, è stato l'uomo a crearli per fare per rubare il lavoro alla gente. E poi si arrabbiano, cioè... Però abbiamo capito che a molti fa comodo perché fanno le faccende di casa, aiutano, roba del genere. Esatto, esatto, quindi c'è chi è pro e chi è contro. E chi è contro. Va bene, fateci sapere la vostra di cosa ne pensate di questo capitolo, anche nel capitolo precedente di dirci cosa ne pensate. E visto che manca 20 alle 1, noi è meglio che vi salutiamo. Sì, anche se sarebbe stato bello fare un altro pezzettino. Ho sonno. E sto dormendo in piedi, sta dormendo giocando in piedi. Con gli occhi chiusi praticamente. Ecco, quindi dai, ci... Ragazzi, io lavoro, cioè non potete capire. Quindi ci becchiamo il prossimo episodio, dai. Bene, fateci sapere cosa ne pensate. Buona intanto. Giornata. Sì, buona serata, buonanotte, a domani. Scetticismo. Ciao. Ciao.